Sei su Radio Vaticana Italia, 105 FM. Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana, buona domenica, bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia, un saluto anche agli ascoltatori di Radio Nuova Trieste, Radio Luce di San Benedetto del Tronto, In Blu Radio e Radio Toscana, che sono collegati con noi per questa diretta nella quale ci prepariamo ad ascoltare l'Angelus di Papa Francesco dalla finestra del suo studio nel Palazzo Apostolico nella terza domenica di Avvento, la domenica del Gaudete. Io saluto Gustavo Messina che ha la parte tecnica in console dalla regia 9 della Radio Vaticana, al microfono con voi Fabio Colagrande, e saluto l'ospite che ci farà compagnia per l'Angelus di questa domenica d'Avvento, Don Pino Lorizio, docente di teologia fondamentale alla Pontificia Università Lateranense qui a Roma. Don Pino, ben ritrovato e buona domenica. Buona domenica a tutti gli ascoltatori. Allora, giornata dedicata a Santa Lucia, giornata, l'abbiamo detto, anche giornata nazionale dei ciechi e degli ipovedenti, e salutiamo con un grande abbraccio anche tutti i nostri ascoltatori non vedenti o ipovedenti. Giornata, lo abbiamo sentito dalla Santa Messa trasmessa da Rai 1 con la cronaca del nostro collega Orazio Coclite, trasmessa dalla cattedrale di Albano Laziale. A celebrare la messa c'era il Cardinal Semeraro, neo porporato. Dicevamo, una giornata, Don Pino, dedicata proprio alla gioia in questo cammino d'Avvento, con l'antifona che ci invita a rallegrarci, e con la seconda lettura con cui San Paolo ci dice: fratelli, siate sempre lieti. E lo stesso Cardinal Semeraro, Don Pino, ricordava che è molto difficile essere lieti normalmente nella vita, ma ancor di più in questi mesi drammatici della pandemia un po' in tutto il mondo. Quindi è veramente opportuna la riflessione di oggi. Sì, certamente, anche perché stride un messaggio di gioia e di letizia in un contesto come quello in cui si registrano tantissimi morti, tantissime persone sofferenti. E tuttavia il gaudio di cui ci parla la liturgia, ci parla la parola di Dio, deve essere il gaudio del Vangelo, cioè quello delle beatitudini, dove si dice che sono beati gli afflitti, sono beati coloro che piangono. E quindi non è qualcosa di estraneo alla nostra esperienza di sofferenza, anche il volerla declinare come momento di un'attesa gioiosa, un'attesa che non è l'attesa di chi si annoia mentre fa una fila, o di chi sbraita, o di chi va in escandescenze perché viene sorpassato, ma è l'attesa di chi sa che il Signore vuole il bene dei suoi figli e quindi vive anche nella fede e nella speranza i momenti terribili che la umanità sta attraversando. Don Pino, a sottolineare la diversità di questa terza domenica d'Avvento 2020 c'è anche il fatto che normalmente in questo momento del cammino verso il Santo Natale, a questo punto del cammino d'Avvento, Papa Francesco benediva il Pontefice, in questo caso Papa Francesco benediva i bambinelli dei presepi, e c'erano in piazza i bambini, i ragazzi della diocesi di Roma. Quest'anno ovviamente questo gesto non si può compiere. Sì, dobbiamo rinunciare a tanti piccoli gesti, a tanti momenti che hanno accompagnato negli anni precedenti il momento festivo del Natale, l'attesa anche del Natale. Ecco, ma anche questa rinuncia secondo me va vissuta nello spirito della fede. In fondo può essere anche un Natale più autentico quello che si fa nella sobrietà e nel silenzio, e quello che contempla il bambino in una grotta, cioè in una situazione di precarietà e in una situazione di fragilità. E questa nostra fragilità deve essere vista alla luce della fragilità del piccolo bambino e dei suoi genitori, cioè di Maria e di Giuseppe. Quindi un avvento, come ci diceva anche Papa Francesco qualche settimana fa, all'insegna della sobrietà, ma anche all'insegna della preghiera, come ci ricorda sempre San Paolo nella liturgia di oggi: pregate incessantemente, e
e anche però dell'attenzione ai bisogni di chi ci è vicino, perché sono tanti i bisogni. Certamente la solidarietà insieme alla preghiera devono essere un po' i due binari sui quali muove l'esperienza cristiana e deve muovere l'esperienza cristiana, soprattutto in questi momenti, ma sempre c'è questa forma di povertà sulla quale dobbiamo molto riflettere. Mi si diceva da parte di operatori della carità che oltre naturalmente il numero dei poveri che conosciamo, delle persone che si sono impoverite e che cresce ogni giorno, c'è il numero di quanti si sono impoveriti perché prima del Covid avevano una esistenza, diciamo, normale e potevano comunque soddisfare anche i loro bisogni materiali, ma che da un momento all'altro si ritrovano nella povertà, ma al tempo stesso, ecco, hanno timore, non la manifestano, come si vergognassero del fatto che la loro esistenza è cambiata radicalmente e negativamente per le vicende che stiamo attraversando. Sono quelli che purtroppo un rapporto della Caritas di qualche anno fa chiamava gli equilibristi, coloro che hanno una situazione economica familiare tale che basta uno scossone, basta un momento di difficoltà e si ritrovano nella povertà, e purtroppo questo scossone è arrivato, è quello della pandemia, e davvero molte persone si sono ritrovate improvvisamente in difficoltà e in una situazione in cui non possono, come si dice con un'espressione, arrivare alla fine del mese, sfamare i propri familiari, e i vari presidi della Caritas qui a Roma ce lo raccontano ogni giorno. Sì. Cerchiamo di, questo... Sì, prego Don Pino. Sì, ma questo richiede anche una maggiore attenzione da parte nostra, cioè ad intercettare le povertà anche quando queste non si esprimono, appunto per vergogna o per un certo senso del pudore. Allora, Don Pino, visto che siamo nella terza domenica di Avvento, tra gli avvenimenti che hanno segnato questo cammino nella settimana che si sta concludendo, ce n'è stato uno caratteristico che si ripete in Piazza San Pietro dal 1982, anno in cui questa consuetudine fu introdotta da San Giovanni Paolo II, cioè la tradizionale cerimonia dell'accensione dell'albero di Natale e l'inaugurazione del presepio in Piazza San Pietro. Infatti già l'immagine di Vatican Media che ci arriva da Piazza San Pietro la mostra con gli addobbi natalizi, con l'albero in piazza che quest'anno arriva dalla Slovenia, e con il presepio che, come sappiamo perché ormai viviamo nella dimensione dei social, presepio che è stato oggetto di tantissime polemiche sui social network, moltissime critiche, ed è un presepio, lo ricordiamo, che arriva da Castelli, un centro abruzzese della diocesi di Teramo Atri, e un centro in cui c'è una tradizione dell'arte della ceramica, e questo presepio, lo vogliamo ricordare, è stato realizzato dagli alunni e dai docenti dell'Istituto d'Arte del Liceo Artistico Statale per il Design nel decennio tra il 65 e il 75. Proprio gli studenti e i docenti di questo istituto di Castelli, che è un paese che è stato colpito dal terremoto, come ha ricordato il vescovo di Teramo, Monsignor Leuzzi, nel 2006 e poi ancora nel 2017. Don Pino, io so che lei ha voluto verificare di persona, è andato a visitare questo presepio in Piazza San Pietro. Cosa ci dice? Che impressioni ha avuto e soprattutto cosa dice di queste polemiche? Allora, sì, io guardando le fotografie avevo qualche perplessità. E ogni perplessità è svanita nel momento in cui ho potuto constatare di persona che si tratta certamente di un'opera d'arte che ad alcuni può anche non piacere, ma sappiamo che l'arte contemporanea non è così di così facile comprensione per tutti. Mi ricordo che in un comunicato del SIR si diceva non è un presepe per tutti. Io invece penso che sia un presepe per tutti, per il semplice motivo intanto che dobbiamo apprezzare la provenienza di questo presepe, che ci mette di fronte agli episodi del terremoto che sono stati ricordati
e quindi ancora una volta al disagio di quelle popolazioni, che per alcuni versi è ancora presente, e dall'altra parte al mondo della scuola, un mondo della scuola che noi in questi momenti siamo abituati in qualche modo a riflettere di più di quanto non facciamo in tempi normali, ma che ci deve stimolare proprio all'attenzione verso l'educazione. È da una scuola che viene questa rappresentazione della natività. Il suo senso sta nel fatto che noi siamo abituati a pensare il Natale come un evento del passato e quindi a rappresentarlo secondo dei cliché che provengono appunto dal passato, e tuttavia Gesù continua a venire, continua ad essere presente nel mondo, e quindi che ci siano delle forme di tipo contemporaneo che però si innestano nella grande tradizione della Chiesa. Inviterei per esempio a contemplare il mantello di Maria in questo presepe, no? Con questo azzurro e queste stelle, e inviterei anche a contemplare la presenza di elementi di contemporaneità che vogliono semplicemente dire che Dio è con noi e viene sempre e ovunque e in ogni momento della storia. E d'altra parte potremmo fare ragionamenti analoghi su presepi in cui abbiamo personaggi, per esempio in abiti del Settecento, dell'Ottocento. Abbiamo sempre, comunque, nella tradizione presepistica, avuto presente la storia, l'evento della venuta di Gesù e anche la nostra storia. Quindi si tratta di un'attualizzazione che ho trovato davvero riuscita. E a questo proposito ricordiamo che proprio lo scorso anno Papa Francesco ha firmato una lettera apostolica dedicata al presepio, Ad Mirabile Signum, che appunto iniziava con le parole «Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l'evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. È un Vangelo vivo», diceva il Papa, sì, del presepio. In fondo da sempre la parola di Dio non ci raggiunge solo attraverso il libro, ma anche attraverso le immagini, l'architettura, la scultura, la pittura, no? Che noi abbiamo denominato nel passato la Bibbia dei poveri. Quando per esempio c'era un analfabetismo dilagante, il modo attraverso cui si accedeva al messaggio dell'Evangelo era proprio quello di contemplare delle opere d'arte, quindi di rivolgerci alle immagini, e le immagini a volte possono commuovere ed emozionare di più che non le parole scritte. Chissà se questo presepio, proprio per il fatto che è così discusso, poi diventerà ancora più famoso di altri presepi. Noi qui a Roma qualche anno fa abbiamo avuto un albero di Natale allestito dal comune che alla fine è diventato famoso in tutto il mondo, proprio perché aveva delle caratteristiche tali per cui fu soprannominato Spelacchio. Lei se lo ricorderà, Don Pino? Me lo ricordo, sì, però non vorrei fare la stessa fine, nel senso che alla fine però si erano affezionati tutti a quell'albero di Natale. Sì, alla fine era diventato per i romani una specie di vezzeggiativo, e quindi no, però voglio dire che questa paura che noi abbiamo e vediamo in molte persone dello stupore, va bene, ma la paura della novità, ecco, eppure Gesù è sempre nuovo, eppure il Vangelo è sempre vivo, eppure la fede è il nostro futuro, non solo il nostro passato. E quindi via la paura, contempliamo e preghiamo anche davanti a questo presepe. Allora siamo con Don Pino Lorizio, docente di teologia fondamentale alla Pontificia Università Lateranense, attendendo che Papa Francesco si affacci dalla finestra dello studio papale del Palazzo Apostolico per l'Angelus di questa terza domenica di Avvento, che ascolteremo insieme. Poi avremo la possibilità di commentarlo fino a circa le 12:30, resteremo insieme. Io saluto ancora tutti coloro che sono collegati con Radio Vaticana Italia, coloro che ci seguono dal nostro portale vaticannews.va o attraverso la nostra pagina Facebook, e anche gli ascoltatori di Radio Nuova Trieste, Radio Luce San Benedetto del Tronto, in Blu Radio e Radio Toscana, e saluto anche Luigi Accattoli, il nostro collega giornalista vaticanista che ci segue dall'ospedale San Giovanni, dove è ricoverato per Covid, e saluto anche i suoi compagni di stanza, perché Luigi sta raccontando un po' questo suo ricovero attraverso il suo sito
e diamo un abbraccio a lui e a tutti i suoi compagni di malattia, con un augurio davvero di una pronta guarigione. Anche da parte mia il ricordo nella preghiera. Naturalmente lo estendiamo a tutte le persone che stanno lottando con questa malattia in queste giornate di avvento. Sono le 11:59, quindi dovrebbe mancare davvero poco all'Angelus. Vediamo inquadrata la finestra di Papa Francesco con accanto l'albero di Natale che, come vi dicevamo, è stato illuminato nella cerimonia di venerdì pomeriggio. Abbiamo trasmesso in diretta anche da Radio Vaticana Italia questo momento, quindi sentiamo.